Buonasera, siamo in compagnia del professor Pezzichetti. Professore, buonasera, grazie di Buonasera. essere con noi. Siamo al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma e parliamo di ringiovanimento cutaneo. Sappiamo che oggi ci sono moltissime tecniche innovative. Professore, cerchiamo di conoscere meglio oggi quello che possono essere le tecniche per un effetto molto naturale. Ce ne sono molte a disposizione. Oggi parliamo di una di queste, che è una tecnica mini invasiva, se così si può chiamare, attraverso uno strumento che produce delle microfissurazioni nella pelle, nell'epidermide del viso, è possibile avere degli effetti benefici su più punti e più livelli. Queste microfissurazioni, che normalmente vengono chiamate needling, needle è proprio l'ago, e questi sono molti aghi che contemporaneamente penetrano la cute, consentono di dare una stimolazione efficace alla produzione di collagene autologo da parte del tessuto così stimolato, un collagene che è su più punti molto utile a un effetto di ringiovanimento. A questo elemento si possono aggiungere altre metodiche che vengono fatte contestualmente. E oggi abbiamo visto come l'unire questo elemento con un PRP, un plasma ricco in piastrine che viene estratto dal paziente, quindi è di origine autologa, un plasma ricco in piastrine particolare, consente quindi di dare un effetto sinergizzante all'azione del needling, e quindi di avere un effetto finale molto più valido da un punto di vista estetico del ringiovanimento cutaneo di quello che sarebbe il needling da solo. Per eseguire questa procedura esistono più modelli e più strumenti. Oggi abbiamo utilizzato forse quello più innovativo, che consente di fare delle penetrazioni sincrone a più livelli nell'epidermide. E questo si è visto che riesce a dare una stimolazione ancora maggiore alla produzione di collagene. Disinfettiamo accuratamente la pelle per rimuovere tutti i residui eventuali, residui di trucco e di residui della crema anestetica che abbiamo applicato 30 minuti prima. La prima fase consiste in una permeabilizzazione della cute del volto in maniera tale da poter veicolare dell'anestetico locale e che quindi ci renderà la procedura più confortevole. Quindi si eseguono multipli passaggi con questo dispositivo sul volto. Qui siamo ad una profondità molto superficiale, non siamo ancora a stimolare la sintesi di collagene. Questo manipolo è uno strumento meccanico che ha una punta con diversi aghi, sono in questa configurazione 12 aghi. Il rotore del manipolo permette l'ingresso rapidissimo di questi aghi nella pelle, che formano una serie di microcanali. Questi microcanali permettono da una parte la veicolazione di sostanze dove non arriverebbero se l'epitelio, lo strato di cheratina fosse intatto. D'altra parte, già di loro determinano un fenomeno che è la cosiddetta induzione collagenica percutanea, ossia stimolano la neosintesi di collagene. In questo momento abbiamo fatto diversi passaggi su tutto il volto. La pelle della paziente è a questo punto più permeabile a ciò che noi applichiamo e quindi utilizziamo un anestetico locale affinché il resto della procedura, che sarà ad una profondità diversa, sia più confortevole. Questo è un anestetico locale. Una volta fatto questo, inizia la parte del trattamento vera e propria. Allora, questo è PRP, è un gel piastrinico. È un gel che si ottiene dal sangue della paziente che è stato previamente prelevato e tramite delle centrifugazioni si riesce ad isolare esclusivamente le piastriniche. Ciò che ci interessa sono i fattori di crescita contenuti nei granuli delle piastrine che andranno a stimolare una rigenerazione tessutale potenziando l'effetto del trattamento.
qui aumentiamo la profondità a cui andiamo a creare questi microcanali, vogliamo che arrivi più in profondità il nostro gel. E anche il movimento segue dei vettori specifici. Questa tecnica determina una vera e propria biostimolazione cutanea e ci permette anche di correggere le piccole rughe più superficiali che sono difficilmente correggibili con prodotti alla base di acido ialuronico. Adesso andremo ad iniettare parte del prodotto nello strato dermico profondo. Si fanno tanti micropomfi. Questo è stato prodotto dal sangue della signora mediante una serie specifica di centrifugazioni, viene prodotto il gel piastrinico, che poi può essere reiniettato. Questa tecnica è il frutto della combinazione di più trattamenti già descritti, che messi insieme danno un effetto di ringiovanimento cutaneo e permettono di promuovere la sintesi di collagene, di elastina, una vera e propria rigenerazione del tessuto. L'effetto di questo trattamento è immediato, all'inizio quello che si ha è del rossore della zona trattata. Il rossore regredisce in 24-48 ore. Successivamente il rossore regredisce in 24-48 ore. Il miglioramento è anche sul medio termine, nel senso che dopo 15-20 giorni si assiste a una contrazione della pelle che determina un maggior turgore, una maggiore pienezza nelle zone in cui viene iniettato il prodotto. Si vede già immediatamente come la pelle migliora il suo tono, come il tessuto è più compatto, più denso e si ha questo effetto quasi di risalita dello zigomo, di maggior pienezza del tessuto. Questo è l'apparecchio per il microneedling, che è, come abbiamo detto, un'azione chirurgica minimamente invasiva e che è in grado appunto di liberare fattori di crescita e stimolare una genesi di neocollagene lì dove viene impiegato, abbassando enormemente gli effetti collaterali che sono naturalmente sempre difficili di affrontare anche con procedure a finalità prettamente estetiche. È uno strumento di utilizzo molto facile, molto utile, che si fa in ambulatorio e il paziente o la paziente, una volta eseguito la procedura, può tornarsene a casa molto semplicemente. Dovrà solo avere la cura nei giorni che seguono di proteggere la cute dall'irradiazione, dall'esposizione solare e di mettere dei prodotti che hanno la capacità di nutrirla, la cute, e di proteggerla dai raggi ultravioletti. Quello che avviene, questo quadro lo riassume molto bene perché vedete abbiamo vari tipi di collagene, dal tipo 1, il 3, il 7. E come vedete questa è la situazione pre-trattamento, questa è la situazione, il blu è il collagene, quindi vedete è stato colorato la genesi di neocollagene, vedete quanto più è rappresentata soprattutto nelle strati superficiali, quindi ad un mese già si vede l'incremento e a tre mesi si stabilizza l'incremento soprattutto nella fase di collagene di tipo 3, come vedete in questo quadro. Il PRP è ormai entrato di uso in molti settori della medicina e in medicina estetica anche proprio per l'apporto che dà in fattori di crescita, in leucociti quando questi servono, abbiamo visto l'uso nelle ulcere e là dove invece non servono i leucociti ma serve del plasma proprio per la liberazione dei fattori di crescita, che è il caso che si è eseguito oggi. Si ha quindi la possibilità di unire l'effetto del needling alla penetrazione maggiore di questo PRP applicato sulla superficie trattata. Gli effetti biologici del PRP unito al needling e vediamo come nell'evoluzione la percentuale di collagene aumenta con il passaggio del tempo, dal momento in cui questo è stato utilizzato. L'idea quindi era quella di utilizzare una stimolazione collagenica attraverso queste iniezioni di
che avvengono attraverso il needling, il microneedling, quindi attraverso questo si ha l'accesso allo strato epidermico profondo e dermico superficiale. Il posizionamento di PRP a questo livello con il needling consente al PRP di penetrare in questi strati sensibili per la genesi di fattori di crescita e di nuovo collagene, e quindi è un trattamento che possiamo dire paziente specifico, lo possiamo dosare nella quantità e nella entità che noi desideriamo per il paziente, perché ogni paziente ha un tipo di pelle diversa magari dall'altro, e quindi con questo riuscire ad avere un'azione paziente specifica e di conseguenza dare una possibilità di utilizzo nell'immediato post-operatorio anche di cosmetici che abbiano proprio una funzione tessuto specifica che possiamo modulare e settare esattamente sul paziente che desideriamo trattare. Professore, la ringraziamo moltissimo, abbiamo visto i passaggi di una tecnica molto semplice che comunque ha un effetto benefico sulla pelle, sicuramente un ringiovanimento immediato e soprattutto nel tempo, mantenendo però un aspetto naturale, quindi la possibilità, certo, di sentirsi giovani, mantenendo comunque il proprio aspetto. Grazie. Bene. Mille professore, grazie, buona a voi. Serata, grazie. Grazie a voi.